perché la religione non è un fenomeno esclusivamente spirituale, direi tutt'altro, è immerso nelle vicende umane come nessun'altra manifestazione, in fondo neppure la politica, neppure l'economia tutto sommato è così intrinseca alla società come la religione. La religione è economia, è metafisica, è salvezza, è dannazione, è morale, è senso della vita, racchiude tutte le esigenze umane. Queste tre religioni, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo, dominano in maniera nettissima l'Occidente. L'Occidente inoltrato, anche il Medio Oriente, si fermano in certo qual modo alle soglie dell'Asia. L'India e la Cina, queste due grandissime nazioni, hanno scarsissima presenza cristiana, cattolica e islamica. L'Islam ce l'ha in certe zone dell'Asia, ma l'ebraismo e il cristianesimo pochissimo, tranne in certe zone delle Filippine, cioè, ma ora non è questa la questione, sono regioni mondiali, soprattutto l'Islam e il cristianesimo. Che sta accadendo? Sta accadendo che sembra, ma è un'apparenza che bisogna discutere, che quello che avviene oggi sia il frutto di uno scontro di religione. Alcuni lo chiamano scontro di civiltà, ma in fondo scontro di civiltà è scontro di religione. È vero che poi l'Occidente è liberale, ma non è certo il conflitto tra paesi non liberali e paesi liberali quello che costituisce il nucleo dello scontro attuale. È uno scontro, dicono, di religioni, o dicono che non bisogna fare lo scontro di religioni, ma l'avvicinamento delle religioni. Ci sono due nette concezioni. La concezione, la quale presume che le religioni devono convincere, perché sono diverse, opposte addirittura, e la concezione, la quale dice che le religioni, avendo almeno quelle monoteiste un unico Dio, non devono confliggere, ma devono accordarsi. Quindi queste due concezioni noi le stiamo vivendo. Interne a queste concezioni vi sono delle problematiche terribili. Paesi sviluppati e paesi sottosviluppati. Se lo sviluppo e l'economia e la benessere di alcuni paesi dipendono dal malessere degli altri paesi, se questo malessere dei paesi sta esplodendo, per cui incapaci i popoli di avere benessere nei loro paesi tendono ad averlo nei paesi nostri. Quindi si impiegherebbe la migrazione con un tentativo di rivoluzione all'esterno. Incapace di fare una rivoluzione all'interno, si cerca di fare una rivoluzione all'esterno. È una ipotesi interpretativa interessantissima, e tra l'altro potrebbe essere non solo un'ipotesi interpretativa, ma una maniera con cui gli stati che vogliono mantenere i loro privilegi inducono le masse all'esodo per star bene loro e a mandare all'avventura la gente. C'era una tesi famosa di Nietzsche nell'Ottocento, il quale diceva la maniera per evitare la rivoluzione è quella di mandare fuori gli operai, i lavoratori. Quindi, come dire, c'è un niccianesimo dei paesi musulmani. Possibile, possibile. Ma c'è un'altra interpretazione terribile, la quale ritiene che ad esempio gli Stati Uniti
volendo dominare il mondo, lo fanno attraverso la destabilizzazione del mondo. Divide e timpera, altra tesi antichissima e realissima. C'è l'Iraq che, meno male, sotto Saddam Hussein stava in ordine, disordiniamolo. C'è la Libia che, meno male, aveva un dittatore, ma comunque stava in ordine, disordiniamolo. C'è la Siria che aveva un dittatore, ha un dittatore, ma ormai era a metà, e stava abbastanza in ordine, disordiniamolo. C'è la Crimea, l'Ucraina che bene o male aveva trovato un accordo con la Russia, disordiniamolo. Qui le cose si diventano molto pericolose, perché se gli Stati Uniti, è vero, e forse è vero, vogliono disordinare il mondo per ordinarlo al modo loro, o meglio, per lasciarlo disordinato al modo loro, perché attenzione, gli Stati Uniti non hanno ordinato nessun paese che hanno disordinato. Hanno fatto le guerre in nome dei diritti umani, i paesi sono rimasti senza diritti umani, però disordinati. Quindi hanno combinato un'operazione fantastica. E non bisogna credere che sia un ingegno, perché sarebbero troppo ingegni. Io credo che siano abilissimi e vogliono il disordine, perché ovviamente l'ordine crea paesi che hanno una loro interlocuzione, mentre i paesi disordinati non valgono niente, sono al bando. E questa è un'altra interpretazione dei fenomeni migratori. All'interno di questi fatti c'è il fenomeno demografico. L'Europa fa molto minori figli, meno figli di quanto ne facciano questi paesi, l'Africa soprattutto, ma anche i paesi musulmani, e quindi, come dice il nostro sommo pontefice, colpa europea perché non facendo dei figli vengono i figli degli altri. E altra aggiunta del nostro pontefice, del pontefice in sé per sé, non è il nostro, è dell'umanità, per chi ci crede, nelle parti umane dove c'è miseria si fomenta il terrorismo. E veniamo all'altro elemento che sta mettendo in difficoltà l'Occidente, il terrorismo. Noi abbiamo due enormi problemi, il problema demografico, l'immigrazione, e il problema terrorismo. Sono due elementi che possono rovinare l'Occidente. Dico subito che il problema terroristico è di gran lunga secondario rispetto al problema demografico, a differenza di quanto si pensa, che si rende enorme il problema terroristico, in realtà il problema terroristico è nulla rispetto al problema demografico, perché il problema terroristico è un problema momentaneo. Se fosse un problema di stabilizzazione del terrorismo, noi qui non ce lo rimaneremo. Perché basta un folle dal punto di vista nostro, con una bomba di una bottiglia incendiaria che ci fa saltare tutti gli autobus, tutti i treni e tutto. Quindi il terrorismo è un falso problema. Non c'è terrorismo, c'è un uso politico del terrorismo di cui ora tra poco parleremo, perché non si può capire i fenomeni religiosi senza immetterli in questa situazione. Quindi due grandi problemi abbiamo, il problema migratorio demografico, il problema terroristico, sono entrambi gravissimi. Problema terroristico, possiamo veramente immaginare che quattro banditi, come quelli che costituiscono la famigerata ISIS, siano ambiziosi al punto da volere il dominio dell'Europa? Impossibile, solo una paranoia sociale potrebbe pensare questo. E allora dietro l'ISIS ci deve essere qualcosa di molto più robusto, che usa l'ISIS e usa il terrorismo per fini che con l'ISIS non hanno nulla a che vedere. L'ISIS ci potrebbe discutere, lo dicono tutti, ma non lo fa nessuno. In due giorni basterebbe bruciargli tutti i pozzi e questi vivrebbero di nulla,
e basterebbe non dargli le armi. E le armi sappiamo chi glieli dà: l'Arabia Saudita, le monarchie del Golfo e ovviamente indirettamente gli Stati Uniti, perché non è che l'Arabia Saudita produce armi, l'Arabia Saudita li compra dagli Stati Uniti e li dà all'ISIS. Quindi assistiamo ad uno dei paradossi. Ieri ho vissuto un convegno dove si discuteva, devo dire, molto bene di queste cose, e quello che risultava da eccellenti relatori, ministri, ambasciatori, docenti, eccetera, e anche se non l'hanno detto esplicitamente come lo sto dicendo io, come si fa a combattere l'ISIS se i finanziatori dell'ISIS sono quelli che dicono di combattere? Come si fa? Come si può avere la scudoletezza di dire combattiamo l'ISIS quando chi dice di combattere l'ISIS lo finanzia? Gli Stati Uniti che dicono di combattere l'ISIS lo finanziano, lo sanno tutti. È comune sapere, è il luogo comune. Come fanno a avere questo paradosso? Ma non solo, ora le cose stanno aggravando enormemente, perché siccome il bersaglio di tutto questo, sapete qual è? La Russia. Sapete che c'è all'interno di questo turbinio? La Russia. L'avversario è la Russia. Tutti questi subbugli, tutte queste difficoltà, tutte queste destabilizzazioni sono tutte contro la Russia. Iraq, amico della Russia. Jugoslavia, amici della Russia. Ucraina, in parte amici della Russia. Libia, amici della Russia. Tutti questi paesi. E ora Siria, amica della Russia. Stanno facendo il vuoto intorno. E siccome non basta, stanno facendo qualcosa che vi devo di sentire, perché prima di parlare della religione e degli effetti della religione bisogna vedere la base in cui si inserisce attualmente la religione. La guerra è un aereo russo che sta abbattuto dai turchi senza ragione alcuna, senza preavviso, con un atto di guerra senza la minima giustificazione da parte della Russia, con l'approvazione degli Stati Uniti, i quali dicono che la Turchia ha il diritto di difendersi, e coinvolgendo la NATO, che quindi coinvolge l'Europa. Perché tutta questa avversione contro la Russia? Perché la Russia si stava avvicinando all'Europa e l'Europa si stava avvicinando alla Russia, e questo per gli Stati Uniti è la morte. Se l'Europa e la Russia si mettono d'accordo, gli Stati Uniti crollano, perché la Russia ha materie prime da qui all'eternità. L'Europa ha le tecnologie per sfruttare le materie prime russe, l'accordo Russia-Stati Uniti è la morte degli Stati Uniti. Tant'è vero che sotto un silenzio totale sta accadendo una delle cose più catastrofiche della storia dell'Europa. Il trattato di commercio tra Stati Uniti ed Europa. Il che significa che noi avremo le merci americane. Il che significa che noi avremo le infame alimentari degli Stati Uniti, a base di ormoni, di vitamine e di Dio solo da che cosa. Organismo di